Quest'anno è stata la 13ª edizione della nostra festa della mamma e del papà che lavora. Siamo partiti, noi l'avevamo chiamata la festa della mamma che lavora, poi c'è stata un'insurrezione da parte dei padri e abbiamo dovuto cambiare il nome e declinarlo anche al maschile. Diciamo che siamo partiti, questa è la 13ª edizione, un po' così in sordina, nel senso che era una cosa nuova. Quest'anno abbiamo avuto 160 bambini, è stato un record. Ma chiaramente non è venuto per caso, nel senso che come risorse umane io ho la direzione del personale del gruppo, risorse umane e personale appunto, e stiamo facendo molto. Abbiamo capito che lavorare sulle persone, lavorare con le persone, rendergli l'ambiente di lavoro e farli sentire accolti è un punto importantissimo. E questa festa quest'anno ci ha dato un po' riscontro di tutto il lavoro che abbiamo fatto. E non è solo questa l'iniziativa che facciamo, questa sicuramente è la più attesa perché ormai è diventata annuale. Noi abbiamo costituito un asilo aziendale, un piccolo gruppo educativo, e anche questa è stata una manifestazione di grande attenzione al momento della maternità. È partita questa idea da me, da mia sorella, che mi ha assolutamente coadiuvato, quando abbiamo detto diamo una mano a queste mamme che cominciano ad avere la necessità appunto di sistemare i loro bambini mentre appunto venivano al lavoro. Poi l'idea è stata quella, aiutiamo le mamme magari a tornare a tempo pieno. Il nostro è un asilo che è aperto dalla mattina al pomeriggio, quindi le donne che hanno i bimbi lì riescono a portare avanti un'attività a tempo pieno che non è da poco. E questo è assolutamente un'altra cosa che ci dà grande orgoglio e grande soddisfazione. L'altro elemento a cui stiamo dando veramente tanta attenzione è quello degli ambienti di lavoro. Stiamo creando spazi nuovi, spazi aperti, spazi adeguati alla condivisione, allo scambio, spazi dove magari non c'è neanche il posto fisso. Per noi lo smart working è lavorare un po' ovunque, quindi questo è un altro punto di grande attenzione alle persone. Ed è un punto importante per attrarre giovani talenti, per far sì che si sentano in un ambiente di lavoro a loro agio. E questo è quello che vogliono i famosi millennial oggi, perché da una serie di interviste che stiamo conducendo al nostro interno, a gruppi di giovani sui 35 anni, abbiamo visto che questo è un altro elemento molto importante.